Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Sì, beh, è interessante che questa parola stasera parli anche della preghiera, no? Visto che è la nostra occupazione, il nostro desiderio, il nostro interesse. Io, riascoltando mentre leggevo questa parola, vi ho rivisto un po' dei tratti che mi sono cari, un po' per l'esperienza personale, con la preghiera silenziosa, nascosta, mai ostentata, quella più legata più al mio temperamento magari, ma anche mentre ascoltavo queste espressioni guardavo un po' a come poi abbiamo condotto noi in questi anni, questo è il 21° anno che si conclude oggi, come abbiamo condotto in tutti questi anni il nostro approccio con la preghiera, con la Sacra Scrittura, insomma con le cose della fede. E forse voi non ci pensate o non ci fate caso, ma io lo vedo, no? Lo vedo perché lo voglio anche, perché era proprio quello che desideravo. La scuola di preghiera è fatta da persone singole e diverse. Noi non abbiamo nessun atteggiamento di emulazione, non parliamo tutti lo stesso linguaggio, la stessa intonazione della voce, lo stesso timbro. La scuola di preghiera è libera. Ed è libera perché la finalità non è quella di mostrare a qualcuno da qualche parte quello che facciamo, anzi, a dire il vero, manco lo sanno quello che facciamo, ma no, la finalità è quella di costruire un atteggiamento, di edificare un atteggiamento libero nella fede, così che non ci siano mai ostentazioni. Quindi questa parola stasera la prendo così anche a consolazione di tutto il lavoro, anche dell'intuizione della scuola di preghiera. Perché questo è vero per noi? Perché abbiamo assunto una modalità che ci sembra migliore di quella degli altri? No, io non ho assunto nessuna modalità, quella anzi si sta facendo ancora. Ma perché noi, questo lo sapete tutti qua ormai, noi alla scuola di preghiera sappiamo che l'oggetto dell'annuncio della fede non è solo la proclamazione della resurrezione di Gesù Cristo, che gli altri peraltro non sempre comprendono, non sempre sono disposti ad accogliere, non sempre pensano di poter capire. L'oggetto dell'evangelizzazione, qua dove noi ci siamo incontrati fino adesso, abbiamo parlato, siamo cresciuti nell'esperienza della fede. L'oggetto è la possibilità di aiutare gli altri, aiutare il prossimo ad accorgersi che nel segreto della propria vita, della propria anima, c'è già lo Spirito di Dio.
Sapete, ogni Vangelo che viene letto nelle celebrazioni eucaristiche è una stanza nella quale Dio intende incontrarci, dire alcune cose, fare luce su alcuni aspetti. Insomma, il Signore Gesù Cristo nella stanza della pagina evangelica che noi leggiamo ogni volta a messa desidera aprire, no? Un settore nuovo della nostra anima, perché noi capiamo. Ma sulla porta di questa stanza c'è sempre scritto. C'è sempre una chiave di interpretazione e la chiave stasera stava proprio nel versetto dell'Alleluia, sempre sta lì, che diceva: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui. Allora, quando è che un uomo sa di amare il Signore e di essere amato? Quando ostenta qualche cosa della sua partecipazione alla Chiesa, non so, a qualche movimento? No, quando si accorge che il Signore è già venuto ad abitare in lui e che nella nostra interiorità egli sta già parlando. Tutti lo sapete questo. Lo Spirito di Dio parla al nostro spirito e ci fa conoscere le profondità di Dio e anche le nostre profondità. Questo noi condividiamo. E se guardate bene, a parte questo, noi non abbiamo altre cose in comune. Possiamo andare a messa dove ci pare. Non abbiamo nessun obbligo, nessun recinto, nessuna regola da osservare, niente che ci vincoli a comportarci in un modo diverso. Allora possiamo ben dire, questo me ne faccio un vanto, scusate, possiamo ben dire che non c'è alcuna ostentazione e la ricompensa allora non sarà più il numero delle persone, il successo nel. La ricompensa piuttosto sta nella edificazione della libertà. Della libertà è una garanzia. In tutti questi anni, sapete, c'è stato un momento dopo un po' di anni che era cominciata la scuola, che qualcuno che forse pensava di collaborare con me, qualcuno aveva pensato di fare degli esami per vedere se tutti quanti stavano camminando, come stavano camminando, se facevano queste cose e quelle cose. Io là mi impuntai e dissi: questo mai, mai. Sapete qual è la regola? La regola è che tu mutui da qua criteri e strumenti per incontrare una parola che si incarni dove? Qua? No, nella storia, da qualche parte, nella tua vita, oggi, domani, tra un mese, tra un anno. Tra 10 anni, senza nessun vincolo. E questo è il nostro linguaggio, questa è la scelta, è la libertà di questo matrimonio che io ho desiderato celebrare con la scuola di preghiera come se fosse mia moglie, perché mi aiutasse di volta in volta a cambiare, a capire. Sapete, i matrimoni, voi lo sapete, no? Siete sposati quasi tutti, sono così. No, fa. Quando tocchi questo tasto, sento qualcuno. No, però lo sapete, no? Un matrimonio ti costringe, ti obbliga, in qualche modo ti obbliga. A far che? A fare il servo, lo schiavo? Beh, qualche volta purtroppo pure quello. Ti obbliga a crescere, a cambiare, a riformulare strategie, a ripensare. E un matrimonio che abbia la capacità di ristrutturarsi è un matrimonio che funziona. Io volevo una moglie che mi aiutasse a ristrutturarmi sempre e questa l'ho trovata, questa scuola. Potrei anche dire siete voi, ma se dicessi siete voi direi solo un pezzetto, perché in realtà voi siete rappresentanti di un fiume di gente che in 21 anni è passata, no? Ci siamo visti, abbiamo ascoltato insieme, abbiamo camminato. Oggi so che a questo fiume di persone con le quali abbiamo condiviso questo tratto del cammino della nostra esistenza si sono aggiunti anche altri che non ci sono e che stanno da qualche altra parte e che l'hanno vista su internet, perché sapete, il Covid che ci ha privato di tante cose ci ha dato la possibilità invece di parlare pure a quelli che stanno lontani da qua, insomma, dietro alla luna da qualche parte, no? E siamo arrivati un po' dappertutto. Tant'è che stasera qualcuno mi ha chiesto: perché non la fate in streaming la messa? E io ho detto: no, sapete perché? Se no venivano in tre, chiaro, no? Tutti a casa a guardarsela. No.
No, penso che anche questo strumento, anche in un momento così difficile, questo strumento ci ha aiutato anche a parlare meglio e anche in tante altre circostanze che non avremmo pensato. Camminiamo ancora insieme, quest'anno, voi lo sapete, se non lo sapete, l'avete capito un po', non è stato per niente facile. Un anno in cui si sono ristrutturate tante cose, sono cambiate tante prospettive. Insomma, no, ci siamo trovati, Roberta, ci siamo trovati insomma in tante situazioni un po' difficili, ma noi guardiamo al tempo che viene con fiducia, perché una cosa abbiamo compreso, non abbiamo più bisogno di uno spazio, ormai il nostro spazio era quello che ci eravamo, che avevamo pensato fin dall'inizio, è la relazione e la relazione non ha luogo. La relazione accade tutte le volte e ovunque l'uomo ha la capacità, e lui, il cristiano, ha la capacità di confrontarsi, di incontrarsi, di lodare Dio, di conoscere la sua grandezza, la sua bellezza e di imparare anche a perdonarsi, a sostenersi. Questo veramente non ha alcun luogo. Io oggi lo posso dire a cuore veramente libero, aperto. Comunque vadano le cose, lo sa Dio, non lo so neanche io. E colgo l'occasione anche per ringraziarvi, perché poi alla fine, se queste cose si possono sperimentare, perché c'è sempre un uditorio, sapete, l'ho detto tante volte, lasciate che ve lo dica pure stasera, io non mi sono mai preparato, né omelie, né catechesi, qualche volta qualcosetta, proprio per non essere troppo presuntuoso. La forza della mia predicazione sta in due elementi. Uno è la grazia di Dio. Non ho detto che io la meriti, però lui, siccome è grazia, è gratuita, la dà lo stesso. Il secondo elemento importante, sapete qual è? Voi. Perché se io preparo una cosa da solo a casa, capisco tanto così. Mentre vengo alla grotta, capisco un po' di più. Quando ho la gente davanti e mentre parlo, vedo ancora di più. Questo vale qui, vale alle catechesi. È l'uditorio, è il popolo di Dio che sollecita ancora di più la grazia di Dio a operare e sicuramente anche la mia poca intelligenza a funzionare, perché tutte le cose che noi condividiamo siano sempre vive, coinvolgenti, autentiche e soprattutto salvifiche. Questa è la nostra, questa è, penso, la forza dei nostri incontri. E dunque grazie, grazie dell'ascolto, grazie di tutto. Grazie che ci siete, grazie che mi avete sostenuto quest'anno, che avete fatto finta di, no? Di non vedere tutte le difficoltà, sono andati avanti alla grande, veramente alla grande. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché in questo anno ci hai assistito. Con la forza del tuo spirito hai fatto luce ai nostri passi, hai arricchito le nostre intuizioni, ci hai dato tante occasioni per incontrarci e per riformularci. E anche in mezzo alle difficoltà mai sei venuto meno. Ti ringraziamo perché ci hai permesso di guardare sempre al volto del tuo figlio e di riconoscervi il tuo amore per noi. Ti ringraziamo perché la presenza del tuo spirito non ci lascia mai. Ora ascolta la nostra preghiera e vieni in soccorso alla nostra debolezza. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Possa la tua sposa imparare il linguaggio di questa generazione, riconoscere le difficoltà degli uomini in mezzo alle guerre, alle privazioni, al dolore. Risollevi la tua Chiesa l'animo dei tuoi figli, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, alla fine di questo cammino ti chiediamo anche di perdonare le nostre intemperanze, la nostra fragilità, la nostra incapacità di perdonare qualche volta, quando abbiamo fatto rivalse contro il nostro prossimo. Dacci la possibilità di rimediare
e mentre rimediamo di accorgerci del tuo amore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, questa sera ti prego anche per tutti quelli che in tutti questi anni hanno partecipato ai nostri incontri, quelli che non ci sono più, che sono morti e che pregano per noi in cielo, quelli che si sono allontanati perché non siano mai abbandonati dalla tua grazia e dalla tua parola, e tutti quelli che in questo tempo, anche in mezzo a noi, sono in difficoltà, tu sostienili e rialzali sempre. Per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per tutti questi tuoi figli, mettili a riparo da ogni male, guariscili da ogni maleficio. Se qualcuno tra loro è malato, tu degnati di guarirlo. Ti prego per quelli che stanno soffrendo, per quelli che si sentono soli, per quelli che hanno dubitato del tuo amore. Vieni in soccorso ai tuoi figli, te lo chiedo per Cristo nostro Signore. Sotto un presidium confugimus, Santa Dei Genitris, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus. Sed a periculis cuntis, libera nos semper.